Simmers, io sono Mary Shell e benvenuti nell'After Cinderella. Ragazzi, molti di voi si ricorderanno benissimo di quest'After Cinderella. Gli iscritti di vecchia data se la ricorderanno tantissimo, però i nuovi iscritti diranno: cos'è l'After Cinderella? È una cosa semplicissima, è Cenerentola dopo aver sposato il principe Adamo. Perché io avevo fatto una challenge in proposito, la Cinderella Challenge, e avevo fatto appunto la storia di Cenerentola che sposava Adamo, eccetera, eccetera, insomma, la storia di Cenerentola. E poi avevo fatto quest'After Cinderella e avevo tanta voglia di rigiocarci, però mi facevo il problema dei nuovi iscritti. Dicevo, però i nuovi iscritti non ci capiranno niente, ma non è vero. Capiranno tutto anche i nuovi iscritti, perché è un semplicissimo gameplay e io ho voglia di giocarci con voi. Allora, come vedete, la famiglia della nostra Cenerentola abita a San Maisciuno e adesso li andiamo a vedere nel cast, li ripresento un pochino anche per i vecchi iscritti che magari non si ricordano tutto, perché ho lasciato in sospeso questa serie per un bel po' e ripartiremo dalla puntata 1 e non so quante puntate farò, ragazzi, dipende da voi se vi piace, se la volete, come la accogliete. Quindi andiamo a vederli subito nel cast, io non vedevo l'ora, vi dico la verità, ci ho pensato tanto, però sì, li rivoglio vedere. Oh, guardate, qui c'è la fata madrina, c'è di tutto. Ok, benissimo, andiamo da loro. Ed eccoci qui, ragazzi, lei è Cenerentola dopo aver sposato il principe, e col principe ha avuto 5 figli, anche se qui ne vedete 4, ma adesso spiegherò perché per i nuovi iscritti, perché i vecchi iscritti lo sanno il perché non c'è il piccolino di famiglia che è un bebè. Comunque, lei è Cenerentola. Nel caso vi siete persi la Cinderella Challenge, vi lascio qui il pallino così la potete recuperare. Comunque, non serve aver visto la challenge per vedere questa serie, perché è un gameplay alla fine normale, solo che lei è Cenerentola, e così è in abiti quotidiani. È bellissima, riguardiamo un po' gli abiti. Così è in abiti formali, oddio, forse gli abiti formali li devo cambiare, però la volevo un po' principesca, però gli occhi non mi piacciono. Cambiamoli assieme, mettiamo una cosa più soft, insomma, magari togliamo l'ombretto, no, non questo, l'ombretto, sì, una cosa più soft direi, comunque poi la cambieremo. Abiti formali, e ragazzi, giocherò molto a ruota libera, penso che editerò il minimo indispensabile, perché voglio semplicemente giocare molto alla vecchia maniera, vi dico la verità. Poi abiti sportivi, da notte lei è elegantissima, da festa, poi costumi da bagno, bellissima, e abiti per il caldo, perché in questi giorni poi io l'ho sistemata, e sì, sono un po' tipo strani, però lei è una tipa così, lei è Cenerentola, quindi non lo so, la vedevo bene con questa gonnellina un po' particolare. E abiti per il freddo, allora questi sono quelli chiaramente da casa e questi sono quelli da uscita. A me piacciono tantissimo, ragazzi, i tipi di look, vi devo dire la verità, quindi molto spesso tengo quelli. E ragazzi, guardate che bella. Poi c'è Adamo, andiamo veloci. Abiti quotidiani, 2 abiti quotidiani addirittura lui, e guardate lui che principesco che è, guardiamo da vicino, è bellissimo, Adamo è bellissimo. Abiti formali, sportivi, da notte, da festa, da bagno, per il caldo, che bello, e per il freddo da casa e per il freddo da uscita. Poi abbiamo la figlia più grande, Roberta, eccola qua, Roberta, allora, in abiti quotidiani è così, abiti formali, sportivi, da notte, da festa, da bagno, per il caldo, per il freddo da casa e da uscita. Poi c'è quella un pochino più piccola che è Maria. Maria è magrissima, ragazzi, ma così è in abiti quotidiani, formali, guardate, oddio, è magrissima, però è bellissima. Sportivi, eccola qua, da notte, da festa, guardate,
Molto carina da festa, da bagno, per il caldo e per il e per il freddo da casa, vabbè, lei sta col cappellino, e da uscita. Come vedete, lei è non flirtante e vuole diventare una maga in cucina, wow! Invece la sorellona grande è un genio, però è un po' schifiltosa. Come vedete, invece, la nostra Cenerentola, vabbè, è amante della famiglia, è buona, e le manca un tratto, le è sempre mancato un tratto, ma vi assicuro che è adulta. Mentre lui, anche lui, tutti i tratti belli. Poi abbiamo il piccolo Adamo, che è il terzo figlio nato, e così è in abiti quotidiani. Eccolo qua! Abiti formali, sportivi. Ah, lui è sciatto, poverino. Da notte, da festa, da bagno e per il caldo, per il freddo da casa e questo è per il freddo da uscita. Bellissimo lui. E poi abbiamo la piccolina, che è quasi la più piccola di casa, ma in realtà manca un bimbo e adesso ne parlerò. Manca Stefano. Qui abbiamo Karin in abiti quotidiani, lei ha una bella testa calda, abiti formali, eccola qui, sportivi, da notte, da festa, da bagno, per il caldo, per il freddo da casa e per il freddo da uscita. Come vedete sono tutti vestiti anche abbastanza elegantini, perché sono pur sempre figli del principe, ma manca un bimbo. Un bimbo che però in questa puntata ci andremo a riprendere, il piccolo bebè Stefano, perché dovete sapere che eravamo rimasti in sospeso, per chi ha visto la scorsa serie, sul piccolo Stefano, sul piccolo bebè appena nato. In pratica che è successo? È sparito e non sapevamo che fine avesse fatto, ma in questa puntata ve lo svelo. Lei ha capito, cioè, o meglio, presume di sapere dove è sparito il piccolo, e andremo subito a controllare assieme ad Adamo. Lei immagina che sia stata la sorellastra, Anastasia. Eccola qua col piccolo. Infatti ha ragione, la sorellastra Anastasia a rapire il piccolo, ma non proprio per rapirlo, ma per fare un dispetto a Cenerentola, perché chiaramente Cenerentola ha le sorellastre, la matrigna, ha tutti qui da queste parti. Qui infatti c'è Anastasia con le sue piccole gemelline, guardate qui, Nausicaa e Ermenegarda, che nomi, e poi ha rapito, tra virgolette rapito perché non è proprio un rapimento, il piccolo Stefano, che adesso... Anzi, Genoveffa, ragazzi! Scusate, Genoveffa, le confondo sempre. Genoveffa ha rapito il piccolo Stefano. Eccolo qua, e dovremmo andarcelo a riprendere. Diciamo che volevo fare una cosa più drammatica all'inizio, quando avevo chiuso la serie. Però poi ho pensato, no, in questa serie, adesso riprendendola, voglio fare una cosa, almeno all'inizio, un po' più tranquilla. Voi sapete che c'è la strega, c'è la fata madrina, c'è di tutto, però intanto partiamo tranquilli. Comunque, se qui abbiamo Genoveffa con le due bambine, dov'è la matrigna di Cenerentola e l'altra sorellastra? Sono a Windburg, in questa casa, famiglia di Cenerentola, eccole qui. E qui ci sono tutti. Allora, c'è Lady Tremaine. Peccato, dov'è Anastasia? Eccola qua, Anastasia, eccola qui. Lady Tremaine, che è la matrigna, che lei sembra sempre giovane, in realtà è vecchia, ma sembra sempre giovane a vederla così. Riccardo Rinaldi, che è l'amante di Lady Tremaine. E poi c'è Stefano, che è un cameriere. Insomma, sono una famiglia cattivissima. Anastasia è rimasta solissima, però è un po' meno cattivella di Genoveffa, ma loro abitano qua, belli distanti, e direi di tornare in gioco e andare subito dalla nostra Cenerentola. Ma con lei dobbiamo andare, ovviamente, a riprenderci il piccolino. Intanto entriamo in casa, però.
perché per prima cosa farà una chiamata alla sorellastra e dirà: hai tu il piccolo perché sto passando? Perché lei sa che la sorellastra è molto dispettosa. Ragazzi, ve lo dico, giocherò molto molto alla vecchia maniera, perché sì, perché voglio giocare in modo spassionato, diciamo così. Ditemi se vi piace la cosa. Eccoci qua! Allora, qui abbiamo lei che sta imparando a suonare, è molto rilassata in realtà, perché adesso, ecco, ride, si sta dicendo: vado a riprendermi il piccolo. E infatti facciamo chiacchiera con, ovviamente con la sorellastra Genoveffa, che ne combina sempre una, e le dirà: senti, l'hai preso tu, vero, il mio piccolino, perché è sparito di casa, però io lo so che tu sei dispettosa e che è sicuramente colpa tua. Adesso Genoveffa a quanto pare non vuole parlare perché non la vedo, e quindi dovremo andarla a prendere. Sì, dovremmo andare da lei. È furba Genoveffa, ragazzi, non c'è lì, e infatti lei ride, dice: me ne combina sempre una. Qui c'è Adamo che stava giocando con Maria, intanto lei è molto annoiata, non ha voglia di fare niente, non ha voglia di fare compiti né niente. Qui abbiamo Teseo, e intanto vi faccio vedere un po' la casa per chi magari non se la ricorda, perché è per i nuovi iscritti. Comunque molto velocemente, qui abbiamo le due bambine, lei è grande. Abbiamo Roberta, che è la figlia più grande, e Karin, che è la più piccolina, che stanno facendo i compiti, bravissime. E Roberta però dorme qui, mentre Karin dorme qui con Maria, e qui dorme Teseo, e infatti sta dormendo. Qui c'è un bel bagno da ricconi, qui c'è la cameretta di Stefano, che andremo a riprenderci adesso, la camera dei bellissimi Cenerentola e Adamo, del principe e della principessa, stupendi. Poi qui ovviamente abbiamo la cucina, eccola qua, e qui fuori ho messo anche una bella vasca idromassaggio, e infatti adesso Maria, che è un po' stressatina, farà un bel bagno con la schiuma qua fuori, perché c'è una vista, ragazzi, stupenda, veramente stupenda. Guardate, è bellissima San Maisciuno. Adesso con la nuova espansione sulle star, io non vedo l'ora di vedere il paesaggio. Guardate, faccio una bella foto perché ci sta tutto. Allora, Cenerentola riceve una chiamata da Emanuele Bianchi. Non lo conosciamo, ma va bene così. No, perché abbiamo da fare. Benissimo, allora, partiamo subito. È già d'accordo con Adamo, che la sta aspettando qui. Partiamo e andiamo a riprenderci subito subito il piccolino. E ovviamente per riprenderci il piccolo dobbiamo viaggiare qui. Eccoci arrivati! Oddio, sono tutti qui fuori, ragazzi, tutti qui fuori, e c'è anche Genoveffa qui, Genoveffa, guardatela qua, ha fatto subito la faccia schifata perché ha capito. Intanto Genoveffa devo dire che è parecchio bella, cioè è nata così, ragazzi, non l'ho creata, è nata parecchio bella, nonostante avesse la madre bruttissima, però Cenerentola è la più bella, quindi ciaone. Ovviamente lei adesso sta dicendo alla sorella: ma come ti sei permessa di prendermi il mio piccolo Stefano? E ovviamente lei fa: ah, era quello che ti meritavi, ah, quanto sono arrabbiata con te. Però era solo un dispetto, ragazzi, Stefano sta bene, eccolo qui. Queste sono le piccoline di Genoveffa, che sono molto molto carine, tra l'altro. E tra l'altro è venuta tutta la famiglia, cioè ragazzi, tutte qui, tutte volevano rivedere il piccolo Stefano. Ah, c'è anche Maria, che è venuta anche lei. Comunque lei è arrabbiatissima perché Cenerentola sì, è buona, però insomma questa volta è arrabbiata, e penso che anche Adamo voglia dire qualcosa. Eh sì, anche Adamo si fa avanti, guardatelo. Ma come ti permetti? Adesso ci riportiamo a casa il nostro piccolino. Oh, abbracciatelo, avanti, avanti. Lui ride perché non si è reso conto di niente. Abbracciamolo, piccolo, andiamo a casa, forza. E lei però tanto è soddisfatta perché sa di aver fatto prendere un bello spavento a
alla mamma e anche al papà, perché lei comunque è invidiosa della vita lussuosa che loro fanno, perché lei comunque è diventata una principessa, mentre Genoveffa abita in questo appartamentino piccolino ed è povera con le sue due bambine ed è anche sola, quindi da un lato potrebbe farci anche pena, però no, si è comportata male e non va bene. Direi di tornare subito a casa, anche perché è sera e dobbiamo mandare tutti a nanna. Magari questa puntata sarà un po' cortina, perché voglio vedere come la accogliete, cosa ne pensate. Però, vabbè, spero che abbiate un sacco di voglia di vederla, perché io ho voglia di giocarci. Quindi, insomma, dipenderà anche un po' da voi, perché se mi dite che non ve ne frega proprio niente di vederla, allora, ciaone. Però, se vi piace la cosa, continuiamo e andiamo avanti. Adesso mandiamo i bimbi tutti a dormire, magari ci facciamo un bel bagno in piscina nella loro bella casa, anzi appartamento lussuoso, che è un appartamento bello isolato tra l'altro, e poi tutti a nanna e ovviamente coccoliamo un po' il piccolo Stefano, perché lo stiamo riportando a casa solo adesso. Eccoci a casa. Allora, prima tutti a fare il bagno per festeggiare, ovviamente, fai delle vasche. Ah, questo piano sotto non ve l'ho fatto vedere, però qui era una bella piscinona e qui ho messo ovviamente per il piccolo Stefano la piscinetta per bebè, questa l'ho aggiunta recentemente, quindi tutti qui, nuota, avanti, nuotate tutti quanti, nuota. Avanti, anzi, e tu invece di nuotare quasi colloca Stefano nella piscinetta per bambini, pensandoci, avanti. Oh, tutti qui che nuotano, chiacchierano, sì, insomma, si fanno i dispetti i bambini, sono tutti contenti perché è tornato il piccolino, ovviamente. Quindi tutti felici e contenti, spettegola un po', anche tu parla, guardate contenti, spruzza, avanti, guardate Adamo, felice, e vediamo se Cenerentola arriva col piccolino. Ebbene sì, sta arrivando, brava Cenerentola che sei diventata una principessa, ma hai mantenuto tutta la tua umiltà, bravissima. Sì, la nostra Cenerentola è sempre stata umile anche da principessa. Quanto mi mancavano! Dove sono finiti? Eccoli qui. Oh, li adoro. Tutti li adoro. Stanno parlando, là, guardateli. Come scherzano, come parlano, che bello. Allora, io direi che ci fermiamo qua con questa puntata. Ditemi se volete che continuo, ovviamente questo non esclude la miniserie che deve arrivare su Get Famous, è inutile che ve lo dica, e però vorrei portare anche Cenerentola, quindi ditemi tutto, cosa ne pensate, eccetera eccetera. Noi ci vediamo nei prossimi gameplay, un bacione, commentate, ciao!